Buongiorno, energie della settimana dal 10 al 16 giugno. La prima carta che abbiamo estratto è il 10, l'unione consapevole. La seconda è il 20, Urano. La terza, 7, il giudizio. Vai, Elisa. Allora, questa settimana le energie ci dicono di riconsiderare i nostri rapporti di coppia, sia per chi è già in coppia, ma anche per chi comunque è da solo, ma magari è in cerca di una persona o è aperto alla possibilità di entrare in una coppia, di accogliere le intuizioni che ci arrivano, diciamo, dagli astri, dalle energie universali e lasciare andare delle vecchie idee di noi in coppia, ma anche delle vecchie idee di come noi intendiamo la coppia, cioè quindi apriamoci al nuovo e consideriamoci a tutto tondo, cioè cerchiamo di vederci proprio in tutte le nostre esigenze, in tutte le nostre sfumature per poi creare o cercare una coppia che corrisponde più al nostro vero, alle nostre vere necessità, che possono essere anche diverse da quelle che pensiamo siano Sì, attualmente. anche perché noi cambiamo continuamente, questo l'abbiamo detto in più video, ma c'è comunque un'evoluzione, anche per chi non sta facendo il lavoro su se stesso, c'è comunque un'evoluzione e c'è un cambio di vibrazioni. Quindi è molto probabile che appunto l'idea di coppia che avevamo un tempo adesso non corrisponda più a quello che siamo. Quindi ascoltiamoci. Lasciando andare le credenze che abbiamo, credenze limitanti che abbiamo installato come un automatismo da molto tempo e accogliamo la freschezza e la novità. Esatto, perché questo è quello che ci arriva, è proprio di rompere delle vecchie credenze, diciamo destrutturarci per accogliere della nuova consapevolezza e diventare consapevoli di cose nuove, di noi che non conoscevamo. Sì, riguardo ai rapporti di coppia, quindi Esatto. alla coppia. Bene, bello, mi piace che questa settimana ci siano energie che parlano dell'amore, della E della coppia coppia. e del rispetto per se stessi e quindi anche della coppia che formeremo o che abbiamo Sì, già formato. esatto, quindi un rispetto per noi stessi e per l'altra persona che c'è o Sì, che deve arrivare. sì. Perché poi, se siamo già in coppia, anche l'altra persona sta subendo lo stesso tipo di energia. Quindi è bello anche pensare di ricostruire partendo da nuove basi. Molto bello Esatto, anche questo. esatto. Bene, buona settimana. Ciao. Grazie, alla prossima.